E a noi non hai niente da dire? Ricordi? Il camion, siete saltati su Bigio, la mia maglietta! Già, eri così felice che Ugo ti copiasse che ti sei dimenticata completamente di noi! Hai ragione! Ero così entusiasta che non mi rendevo conto che stavo trascurando tutti voi! Ma ora sono davvero, davvero molto dispiaciuta! Deve essere una bella sensazione quando qualcuno ti vuole imitare! Già, ma si deve stare attenti e dare il buon esempio! Ehi! Io sto per uscire, è meglio che voi andiate a casa! C'è la nonna! Benvenuta a casa! Vedo che hai ricevuto il mio regalo. Sarai perfetta per la parata storica della città. Esattamente quello che avresti indossato 200 anni fa. Scusa? 200 anni fa? Cosa? Ma questa è un'idea fantastica per la tua cameretta, Teo. Mi è venuta in mente aiutando Olga e Bigio per l'arrivo della Baby Nuvola. La realizzeremo durante il weekend. Sì. Naturalmente ci aiuterà anche Nina. Tempo tra Teo e il fratellino. Ma indica che saremo sempre impegnati col piccolo. Tranquillo, non potremo mai dimenticarci di te. Sì, adesso lo so. Quindi correggerò subito il calendario. Perché più siamo e più c'è amore. È proprio così. Avremo sempre tantissimo amore da dare a tutti e due. Sempre, sempre. Quindi vuol dire che servono più adesivi qui e qui e... Per tutte le saette. Non sapevo che voi due vi foste uniti al gioco. Non preoccuparti, Pino. Possono giocare anche loro. Nonna! Benvenuta nonna! A casa! Vedo che hai ricevuto il mio regalo. Per lei! Guarda che non stava per piovere, Teo! Tutto sotto controllo! È tutto tuo! Grazie, mamma! È il miglior regalo di sempre! Colate! Missione 3 per i fratelli maggiori... completata! Adesso sono un vero fratello maggiore. Per tutti i monsoni, dici sul serio, nonna Nuvola? Grazie, nonna Nuvola! Andremo tutti insieme in Australia e vai! Sono tua cugina Mayra e tu devi essere Teo. Benvenuti in Australia! Che bello rivedervi! È passato un sacco di tempo. Ah, ma no! Controllo solo che non ci sia dentro un ragno che potrebbe morsicarvi. Hai detto un ragno? Se lasciate le scarpe fuori casa, dovete controllare che un ragno non si sia infilato dentro. Visto? Prima di rimettersele ai piedi. Giusto, per non farsi morsicare. Che sciocchini, pensavamo non ti piacessero le scarpe. E invece stavi cercando di proteggerci. Lo faccio anche per i ragni. Dopotutto questa è casa loro. Dobbiamo prendercene cura.